Allora, siamo da Giorgio Bellemo, presidente Ascot, che tra l'altro fate un servizio di guardianaggio per guardia spiaggia, molto in maniera da anni molto professionale. Tra l'altro tanti, tanti stabilimenti si affidano a voi. Se non sbaglio c'è anche la parte di Isola Verde, la parte di spiaggia libera, diciamo. Neanche concessionari, sì. Allora, la domanda è un po', potrebbe essere un po' scivolosa, nel senso che adesso ultimamente noi abbiamo pubblicato più volte, anche adesso, anche oggi praticamente, annunci in cui si chiedono, chiede personale, e in particolare i bagnini, praticamente, in particolare, anche i bagnini, tra l'altro, che c'è scarsità, mi sembra che anche voi in questo momento abbiate bisogno di bagnini. Ogni volta che pubblichiamo gli annunci di lavoro, spesso viene fuori la polemica, a volte con commenti critici assolutamente fuori luogo. Ma diciamo che a volte, diciamo così, io al di là del commento, quando uno scrive, magari scrive col profilo falso, oppure su Facebook tante volte la gente scrive senza rendersi conto che un conto è la critica, un conto è la diffamazione. Però io a volte ho trovato gente di mia fiducia, mi ha raccontato che, soprattutto in anni passati, non in tempi recenti, diciamo che non dico che c'è uno sfruttamento, però c'è una, diciamo, ci sono tante ore di lavoro e effettivamente un ragazzo giovane che ha delle responsabilità, perché fare il bagnino comporta una notevole dose di responsabilità, non ha, diciamo, forse un buon rapporto di, diciamo, lavoro e retribuzione e anche riposo, perché ci vuole anche riposo in pratica. Su questo tema cosa dice il presidente Ascot, che è anche, diciamo, datore di lavoro di tanti bagnini? Andrea, che devo dirti? Allora, secondo me c'è un problema del personale in generale, ma non lo dico io. Tu vai in giro e credo sia trasversale questa Tutto questione. d'Italia, tutto Tu Italia. Italia, quindi al di là di bagnini, camerieri, piuttosto Sul che. Corriere, scusa, ti interrompo, sul Corriere della Sera di oggi e di ieri, cioè ho fatto quello villaggio, quello del signore, quello famoso che ci sono, Gardaland, Gardaland, ha dovuto ridurre gli orari di 4 ore perché non ha personale. Andrea, quindi io dirti che questo problema è un problema che, come stiamo dicendo, è un po' trasversale, riguarda un po' tutto. Ma quello stesso vantaggio, Andrea, credo che forse in passato effettivamente si faceva un uso del personale in maniera un po' più così elastica, consentimi questo termine. E negli anni questa cosa credo sia molto rientrata. Nel caso che ci riguarda, Andrea, tu lo sai, la vostra presunzione, lo sono di natura oggi più che mai, che sui salvataggio noi diamo un servizio che è completamente regolare, Andrea, che se ne dica, nel senso che. Io, sai, io accetto gli scontri, le sfide, i confronti con il mondo intero su questa Ma anche un buon materia. servizio, Quello mi che diamo a permetto voi di non interromperti. esiste, nel senso che voi, Andrea, lo dico I in tuoi tutto ragazzi, i rispetto, vostri ragazzi hanno salvato tante ma no, a parte vite, questo, puntualizzo quindi. perché noi seguiamo, fare i contratti, fare un'ora in più per fare anche, prima che tu hai visto, c'era uno che doveva prendere i materiali di soccorso per Isola Verde, è andato già prima, gli metto in busta paga mezz'ora in più. Quindi voglio dire, su questa Defibrillatori. cosa qua, no, beh, appunto sai che i nostri, tutti quanti, il nostro personale ha fatto questi corsi, ma va da sé. L'impostazione che noi diamo, che noi gestiamo, tutte quante hanno defibrillatore, ma questo da anni, Andrea, siamo stati credo fra i primi. Dico sempre questo ponte radio, qualcuno dice la radio com'è, no, quel cavolo, questo è la radio nostra, il ponte radio nostro, che lo diamo in uso anche agli altri, quindi diamo un servizio che secondo me merita. Abbiamo purtroppo quest'anno diversi minorenni, perché dico purtroppo? Perché per legge i minorenni hanno diritto a 2 giorni di riposo, quindi la domenica non lo facciamo. Questo è una cosa che facciamo. Questo mi crea qualche difficoltà, non ti nascondo. Avendo 43 dipendenti, ciò nonostante, se ce ne fossero in più non mi dispiacerebbe, appunto, per ovviare cosa? Quello che ieri gli è stato investito dalla macchina per motorino, bagnino, 2 giorni a Ah, casa. poverino. Sì, bravo, viene dal lavoro, sotto quarto di sera, qui è stato investito. Ecco. Quindi uno in più anche per queste situazioni qua. Ti dico, poi sai, non so se ci sono ancora spiagge o quant'altro che ne fanno un uso un po' più alternativo, sono d'accordo che prendono tra loro. Io non condivido queste impostazioni, ovviamente, da sé che. Ma credo che negli anni si sia molto normalizzata la questione, Andrea. Poi c'è il personale, vai a capire. Io, una ragazza si è licenziata, perché? Perché ha scoperto, e adesso lavora in piscina, ho dato io il nome, tra l'altro, che in torretta non era per lei. Cioè lei andava in tensione e mi rendo conto che il servizio del bagnino, Andrea, inteso come. No, fare, non è per tutti, Andrea, io non lo farei mai. Io non sono neanche capace a nuotare, però non lo farei mai. Quindi ci sono alcuni che magari, no, sei genitore, te lo spingo, prendi il brevetto, ti lavori 3 mesi, poi scopro che invece non è stare in torretta e basta, no, è di responsabilità. E quindi alcuni, non ti nascondo, Andrea, che alcuni, tipo questa ragazza, poi fortunatamente è andata in piscina, insomma, era più la sua dimensione, questo è anche. Ma Andrea mi ha già detto, noi credo, tu hai visto quel manifesto Vacanze Sicure fatto da Ustre, io credo che sulla sicurezza, credo
che da questa città, Andrea, nelle tutte le sue sfaccettature, quindi salvataggio piuttosto che Ponte Radio, piuttosto che i primi soccorsi, non abbiamo uguali, Andrea, non abbiamo uguali. Sto fatto di avere 5 postazioni di primo soccorso in spiaggia, avere anche stavano questo braccialetto QR code che si perde qualcuno, l'anziano piuttosto che il bambino, cioè abbiamo una dimensione, Andrea, che come dico io vendiamo poco, se vuoi, no? Quando vedo gli altri attività, no? Fanno i sindaci della costa veneta a Venezia, invitano cani e porci, qualcuno si offenderà, ma può fare di meno, che dicono di fare, noi facciamo, Andrea. A differenza di altri, io dico sempre, quello di Chioggia è il terzo quello del Veneto per gettito legato alle concessioni, primo Cavallino, seconda Rosolina, terza Chioggia. Quindi Rosolina addirittura seconda rispetto al Veneto di pagamento, certo, di concessioni. Per forza, tutte le case che hai, tutti i mobili che hai sopra le aree, certo. Uno non pensa mai a Rosolina, seconda, c'è Cavallino per Rosolina. E siamo noi. Iesu mi sembra qua, quinta, noi versiamo 2 milioni, 1,8 mi sembra, di concessione, 2, e io Iesu 800.000, quindi non passa, però tu altri sono blasonati. Paghiamo più del doppio. Sì, siamo più blasonati. Ti dirò, noi paghiamo più del doppio della Tari. Perché tu hai visto, l'hanno fatto l'altra volta, c'è il nuovo regolamento Tari e ce ne sono le tariffe. Posso pensare che pago 80 centesimi a Rosolina, qua ne pago 3 euro. Ma sai cosa? La cosa che mi fa adesso, Tari, non volendo questo argomento. Tu hai questa che è uno stadio balneare, mi fai pagare 3 euro. Il chiosco sopra, 15 euro. Se poi faccio la pedana, me la metti conto di che ciò vuol dire? E si è ampliata negli anni la base imponibile in maniera esponenziale, ma non ha corrisposto a una diminuzione delle tariffe, cioè un aumento, qualcosa non torna, e quindi l'argomento di amministrazione dovrà prendere mano questa cosa qua. Io credo che, insomma, lasciamo il periodo d'estivo, che come tu ben sai, penso sempre che d'estate noi siamo in fermo biologico mentale, questo riguarda gli operatori anche la politica, ma a settembre il ragionamento va fatto.